Jazz Guitar Giants, George Benson Masterclass. Un onore per me parlare di George Benson, perché George Benson è praticamente stato il leitmotiv della mia carriera. Io ho iniziato da piccolo e ho avuto la fortuna, poi più in là, diciamo, da adulto, di conoscere George Benson. Quindi per me è stata proprio una cosa, veramente, come dire, che è iniziata quando ero piccolo e poi è continuata, diciamo, per tutta la mia carriera. E forse la cosa che mi accomuna è il fatto di aver cominciato da piccolo, insomma, perché George Benson lo sappiamo bene, insomma, trovò quel famoso ukulele, diciamo, fuori al giardino di casa sua, e da lì è nata poi una stella, perché in effetti se uno a 6-7 anni inizia a suonare con determinazione, con passione, con già quel piglio, quel talento, quella grinta, eccetera. E allora a 21 anni poi viene fuori il Grammy Award, o come si chiama, Down Beat, che è quella cosa importantissima per il jazz. Sappiamo benissimo, diciamo, le due fasi della carriera di George Benson, cioè tutta la prima parte, e non è poco, in cui lui ha fatto una gavetta sterminata, sia proprio da piccolo, piccolo, entrando clandestinamente nei club a 13 anni, bevendosi la Coca-Cola e andandosi a sentire Jack McDuff, John Hammond, ma anche Charlie Parker, insomma, quindi voglio dire cose proprio di un livello veramente eccelso, no? E poi essersi trovato nello show business prestissimo, cioè a 21 anni con il CD, praticamente, The New Boss Guitar of George Benson, e poi The Cookbook, e poi It's Uptown, ma CD di jazz, veramente jazz proprio al 100%. Quindi credo che sia importante anche, diciamo, nell'ambito di questa masterclass, cercare di capire le peculiarità, gli elementi, diciamo, che hanno formato questo stile di George Benson. Io partirei sempre dal discorso del blues, perché George Benson, essendo di Pittsburgh, George Benson. No, nel senso, occhio che ti ci sbatti. Ah, ok. No, George Benson, essendo di Pittsburgh, diciamo, ha una particolare, diciamo, un particolare legame con il blues, perché proprio quelli erano proprio, diciamo, non solo luoghi, ma anche proprio anni in cui il blues imperava. La cosa principale che lui ha cercato di fare, caratterizzandosi dagli altri chitarristi, in particolare da Wes, perché chiaramente noi sappiamo benissimo quello che faceva Wes, no? Suonava con le ottave e aveva questo suono molto potente, che lo caratterizzava e che gli ha dato anche, diciamo, una sorta di cifra stilistica, diciamo, come dire, sai, una cosa di riconoscibilità, no? E allora George, in varie interviste in cui io, insomma, ho letto, dice: io non volevo, sì, mi piacevano le ottave come le faceva George, ma allo stesso tempo volevo io aggiungere qualche cosa a quello che lui già aveva fatto. E parla di color, il colore, cioè di aggiungere praticamente a queste ottave, no, che sono formate da, noi sappiamo bene, insomma, da due suoni, dei quali uno è all'ottava bassa, l'altro all'ottava superiore, suonati all'interno dell'ottava, praticamente un intervallo di quinta. Questo intervallo di quinta fa sì che, se prima l'ottava era così, adesso diventa così. Ah, una sorta quasi di power chord, se vogliamo, no? Un effetto molto blues, ma anche rhythm and blues, se vogliamo. E la cosa
cioè che lui, diciamo, suonava praticamente una sorta di chord solo molto ritmico, molto dinamico. Infatti ancora oggi, quando fa, diciamo, quelle sue cose, diciamo, didattiche, eccetera, utilizza sempre questo sistema, cioè quello di suonare anche molto in velocità, devo dire, dei blues in F blues, B flat blues, mettendo tutte queste sostituzioni. Questa particolarità di utilizzare l'intervallo di quinta all'interno dell'ottava. Poi un'altra cosa molto importante sempre del blues che lui fa e che lo fa molto bene è il fatto di fare lo scat vocal, e qui ci vorrebbe il microfono però se è possibile, sì, perché io vi voglio far vedere questa cosa che fa George, era molto importante, e se in effetti dovrebbe essere già collegato, se è solo alzare il Vi spiego il modo con il quale lui fa, diciamo, lo scherzo. Allora, innanzitutto si parte da cose semplici. George suona sostanzialmente gruppi di note che hanno, diciamo, un legame molto cromatico tra di loro. La cosa principale che fa sempre sul blues è questo. Ok, dove prende praticamente una sorta di scala blues. Ok, questo è in sostanza quello che lui fa. Quindi questo è il primo, diciamo, il primo step è suonare dei gruppi e cantare dentro al microfono quello che tu stai suonando, no? E questo lui lo fa regolarmente, diciamo, su quando fa lo script vocal, fa questo, ok? Un'altra cosa invece molto importante è provare a cantare, questa è un'altra cosa importante, provare a cantare accompagnandosi, no? Perché tu adesso stai suonando la chitarra, no? Allora la chitarra ti dà questa sonorità. E tu doppi con la voce queste cose. Okay. Altra cosa invece
tipo donde potete padone, più semplice, no? Quindi tu non stai pensando alla scala, al box, al riferimento, ma semplicemente stai pensando tu una melodia, ok? Anche semplice. Ok, questo è un approccio che ti può portare, se lo studi logicamente, se fai diciamo un certo tipo di percorso, a sincronizzare il pensiero, cioè quello che tu, l'idea tua, no? Perché comunque l'improvvisazione che cos'è? È la capacità estemporanea di costruire un discorso. Io insisterò sempre su questa cosa. Non esiste improvvisazione precostituita, esiste un bagaglio di possibilità che noi poi utilizziamo al momento opportuno per creare, diciamo, questo nostro discorso personale, no? Che sarebbe un po' come dire quando tu parli è uguale, no? La stessa cosa secondo me l'improvvisazione, cioè tu inizi a fare un discorso e non pensi ai costrutti grammaticali, ma semplicemente a creare il discorso. Segui il filo logico, no? Filo logico del tuo pensiero. È uguale all'improvvisazione. Cioè, faccio un esempio, solo cantare. Tutte le donne, padre, padre, rina di preoccupito, mi padre, di dama, donne, poi tu. Cosa voglio dire con questo? Questo è un approccio che non ha nulla a che fare con, diciamo,